Buongiorno dalla cucina di Dio. Sono appena tornato da un'uscita primaverile a funghi ed asparagi e oggi cucineremo queste morchelle o spugnole. Allora, dunque, vediamo un po' come le possiamo fare. Vediamo gli ingredienti. Allora, prima cosa ci vogliono fusilli, poi naturalmente morchelle, uno scalogno o una cipolla, un po' di sale, olio extravergine di oliva, prettamente di oliva. Questo è il mio e delle colline salernitane, che è del mio amico Morris, che saluto. Poi un po' di erba cipollina e un bicchiere di vino bianco, questo è un fiano regalatomi dall'amico Michele Borrelli. Dunque, la prima cosa da fare è la pulizia delle spugnole, delle morchelle. Vai, mettere lì. Lasciamo per bene le morchelle 4-5 volte. Prepariamo lo scalogno. Bello tritato. Si può anche fare con la cipolla. Mettiamo l'olio extravergine dell'amico Morris, colline salernitane, mettiamo sul fuoco, facciamo soffriggere lo scalogno. Appena dorato lo scalogno, mettiamo le nostre spugnole o morchelle e facciamo cuocere per una quindicina di minuti. Saliamo, ecco un po' di sale e tanto poco, appena appena, anche se fa male. Guarda, queste sono già fatte, già l'avevo messo. A questo punto, evaporata l'acqua, mettiamo un mezzo bicchiere di vino bianco secco, basta, alziamo la fiamma. Quando alza la fiamma e facciamo evaporare il vino. Evaporato il vino, una bella spruzzata di erba cipollina, vai Antonia, vai? Vai, vai, vai con l'erba cipollina. Ok, basta, dai.
facciamo cuocere per altri un altro paio di minuti e poi aspettiamo i fusilli. Ok, vai. A questo punto mettiamo i fusilli, un po' di sale. Ok. Finiamo la cottura insieme alle forchelle e poi impiattiamo. Ed ecco il piatto finito. Buon appetito! Arrivederci da Cucina di Dio. Alla prossima!